Xylella, opportunità o flagello? Un interrogativo al quale hanno cercato di dare una risposta esperti e addetti ai lavori che si sono ritrovati assieme alla tenuta Don Giovanni a Melendugno, un'iniziativa promossa dal Movimento Regione Salento. Gli effetti devastanti sul territorio salentino sono sotto gli occhi di tutti. Milioni di ulivi sono andati distrutti. Da troppi anni siamo immersi ormai in un paesaggio di morte. Proprio laddove un tempo c'erano boschi di rigogliosi ulivi e piante secolari, ora sembra di essere circondati da arbusti spettrali. Ma questa ecatombe può diventare uno stimolo per ripartire e rigenerare le nostre campagne. Era il 2013, era il 2014, lanciavamo l'appello. E non ci ascoltava nessuno. Dobbiamo insieme, tutti insieme, provare a cambiare il corso della storia. La Xylella è assolutamente un grande flagello del territorio. Può diventare un'opportunità perché noi capiamo che non c'è più niente da fare per salvare gli alberi esistenti. Ma in che modo si potrebbero far rinascere le nostre campagne? A questo quesito ha risposto chi ogni giorno studia sul campo le possibili soluzioni per trovare un rimedio a questo vero e proprio disastro ambientale. Li estirpiamo e rinverdiamo il territorio piantando cultivar resistenti o tolleranti, come la favolosa o come il leccino. E in questo modo diamo una nuova speranza anche alle generazioni future. Questo lo dobbiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, ma lo dobbiamo soprattutto al nostro territorio. Bisogna attivarsi per la risorsa idrica per consentire alle aziende che vogliono ripiantare degli oliveti produttivi semi-intensivi o intensivi, di poter usufruire dell'acqua. C'è anche un altro problema di tipo squisitamente strutturale. Noi siamo di fronte nel Salento ad una problematica molto forte che è la polverizzazione aziendale. L'unità aziendale è molto piccola, quindi il problema di realizzare nuovi impianti moderni, intensivi, superintensivi, si contrappone a quella della meccanizzazione che diventa impossibile nei piccoli appezzamenti. È importante anche pensare che noi tra pochissimi anni, e cioè tra 7 anni, dovremmo raggiungere i risultati dell'Agenda 2030. E quindi non parlare solo di economia, ma parlare di sostenibilità. Intanto però gli agricoltori e gli olivicoltori colpiti dalla Xylella sono ancora in attesa di risposte concrete. Occorre estendere gli indennizi da 3 a 5 anni, ribadisce il consigliere regionale Paolo Pagliaro, che ha presentato nei giorni scorsi una mozione ad hoc. Ora occorre guardare avanti, il Salento merita rispetto. Basta ormai col piangersi addosso, questo flagello che ha devastato la nostra terra l'abbiamo ormai, come dire, assorbito e ora è il momento di rilanciare, vedere come possa ricostruirsi, rigenerarsi il territorio anche con una serie di azioni dove è necessario che da parte della Regione Puglia e del Governo nazionale ci sia un'attenzione precisa, specifica nei confronti del Salento. Nel cuore dei nostri decisori ci sia il Salento e la necessità di rimettere in sesto il nostro settore agricolo che possa dare anche spazio a nuove generazioni che oggi abbiamo anche visto in questo convegno numerose che hanno voglia di continuare a crederci nell'agricoltura perché rimane e rimarrà sempre il caposaldo della nostra economia.